Mille grazie Paolo, hai, con le tue parole, dalle tue parole hai settato aspettative altissime, quindi spero di essere all'altezza anche stavolta. Grazie a te, grazie all'organizzazione che rappresenti che mi ha invitato e grazie a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Ma allora direi, Paolo quando mi ha invitato mi ha detto prova Davide ad aiutarci a tirar fuori, oltre al report di cui tra un attimo parliamo, qualche anche concetto magari controintuitivo. Bene. Nella controintuitività, io amo molto leggere, quindi vi butto lì anche qualche titolo di libro, eccetera. C'è un libro meraviglioso di Telmo Pievani sull'imperfezione e la nostra storia, la storia naturale. Bene, partiamo da un concetto che a noi già di per sé infastidisce, a me in particolare. Noi siamo il risultato di una serie di imperfezioni che hanno avuto successo. Il nostro cervello e il nostro genoma, due tra i sistemi più complessi che natura abbia mai prodotto, sono pieni di imperfezioni. Sono le strutture imperfette a farci capire in che modo funziona l'evoluzione, non come un ingegnere che ottimizza sistematicamente le proprie invenzioni, ma come un artigiano che fa quello che può con il materiale a disposizione, trasformandolo con fantasia, arrangiandosi e rimaneggiandolo. Bottom line di questo concetto è il possibile è più vasto del reale. Ora, perché secondo me è importantissimo, prima di parlare di megatrend, partire da qua? Perché ragazzi, noi siamo, noi e tutto ciò che abbiamo fatto e che faremo è il risultato di che cosa è successo negli ultimi 4,8 miliardi di anni, come dicono gli evoluzionisti. Non solo, ma secondo alcuni di questi siamo entrati nell'antropocene, che è un'era geologica secondo loro a sé. Ora, importantissimo indubbiamente, e qui ripeto ciò che noi, come noi abbiamo intitolato il nostro report, qui abbiamo sostanzialmente due possibilità. O aspettiamo che il futuro ci forgi, are you reframing your future or is the future reframing you? Oppure proviamo noi, con gli strumenti che abbiamo a disposizione. A me piace, ragazzi, non perdere il concetto delle botteghe artigianali, rinascimentali, pur pieni di tecnologia. Quindi mi piace molto e proverò ad utilizzare, non so se sarete d'accordo o no, ma poi faremo una conversazione, io sono disponibilissimo con qualche domanda. Mi piace mediare tra la necessità dell'umano con la necessità del digitale e sono convinto che il digitale sarà una forza pazzesca se l'umano la saprà interpretare, utilizzare e soprattutto condividere. Se andiamo alla prossima slide, vi ringrazio. Nel nostro report abbiamo provato, ecco, a immaginare, no, perdonatemi, no, indietro di una, perdonatemi. Oh, Antonio, ecco Antonio questa, perfetto, scusami femminile. Davide, solo una cosa. Sì. Antonio, leggiri tu le slide così, perché sennò facciamo conflitto. Sì, Grazie. le giriamo noi. Sì, io non tocco nulla. Esatto. Come vedete, signori, abbiamo qui provato ad immaginare come delle onde, ecco, però si è rigirata la slide in automatico. Se per favore stiamo, ecco, per cortesia stiamo lì, vi dico io quando cambiare slide, grazie. Abbiamo provato ad immaginare una serie di onde, e voi sapete che c'è tutta una teoria di come le onde, sia sonore, energetiche, onde d'acqua interagiscono tra di loro, ma non è questo il momento di toccarla. E siamo andati a mettere, a distribuire sulle onde, partendo dalle forze primarie, cosiddette root causes, una serie di elementi riscontrabili, come ci diceva Paolo prima, nella realtà effettuale. Bene, in prima battuta, come dire, cose che sono sempre successe nel mondo, si parla di demografia. Paolo ci ha fatto quella simpatica escursione prima, no, su. Siamo in tante diverse generazioni e le generazioni tendono a accorciarsi sempre di più. Quindi avremo un mondo con un'unica specie umana, invece un tempo ce n'erano varie, ma all'interno della stessa specie in formazione sempre più rapida, diversi tipi di personalità, attitudini e modalità. Dopodiché abbiamo la tecnologia c'è sempre stata nel mondo, a partire da circa 12.000 anni fa, quando ci siamo inventati l'agricoltura. Qualcuno, un biologo che ho avuto l'onore di incontrare, mi diceva: guarda Davide, che se una persona di 12.000 anni fa ti incontrasse adesso e tu avessi una carota in mano, bene, quella carota sarebbe percepita da lui come tecnologia spaziale, perché la carota è derivata da poi dalla cattività, no? Dall'intersecare la natura. Grazie al fatto che noi ci siamo fermati e non siamo più
cacciatori e raccoglitori. La globalizzazione, dove Paolo ha detto molto bene, dalla globalizzazione ormai si parla di deglobalizzazione o regionalizzazione o inshoring, ognuno poi, a seconda se si parla di supply chain o di altro, aggiunge le sue cose. E last but not least, cari amici, l'environment col Covid. Io collego molto il Covid all'environment perché comunque il Covid è un acceleratore strepitoso, tra l'altro è il famoso, per citare la teoria statistica di Nassim Taleb, il cigno nero. Pochissimi di noi se lo aspettavano, l'avrete visto anche voi, ci sono un paio di interessanti spunti sul web, uno per tutti, il fondatore di Microsoft, che aveva detto: non siamo tanti esposti a asteroidi, guerre nucleari, eccetera, quanto una potenziale pandemia. Quando l'ha detto sembrava una roba da ridere. Fate conto che io ho letto anche libri sulla paura pre-pandemia che dicevano: sì, vabbè, un caso tipico potrebbe essere una pandemia che però ai nostri giorni, no, non essendo immaginabile, non fa paura a nessuno. Fa impressione leggere questa roba, no, in momenti di pandemia. Libri scritti qualche mese prima della pandemia, del primo lockdown, quindi tutta roba che potete trovare. Morale della favola: da queste prime onde, vado un po' veloce perché il tempo è tiranno, abbiamo un'altra grande onda che si viene a creare, e che è quella dei megatrend. Quindi, diciamo, dalle forze primarie noi ne possiamo derivare una serie di forze che non sono secondarie, ma che formano onde destinate ad andare avanti, ad influenzare pesantemente la nostra vita, il mondo, la natura, tutto ciò che oggi conosciamo e che non sarà tra breve come lo conosciamo, altrimenti non avrebbero chiamato antropocene il periodo in cui ci siamo affacciati. Bene, qui primo tra tutti combino l'environment con la decarbonizzazione, quella diventa una necessità. Ora, signori, io non sono qui né a fare politica né a propendere per una parte o per l'altra, però vi invito, chi di voi avrà voglia di farlo, andate a leggervi delle parti del rapporto del Club di Roma, che è stato fatto quando ero bambino, e andate a vedere i trend che quei signori avevano immaginato, tra l'altro con la povertà tecnologica dei tempi dell'epoca, quindi parliamo degli anni fine 50-60. È impressionante come per alcuni aspetti queste menti, questi no, cervelli pazzeschi ci avevano preso. E qui, ripeto, non entro nel merito, è vero, non è vero, i negazionisti, non mi interessa. Io guardo i fatti come sono. Quindi la decarbonizzazione sta diventando un'assoluta necessità, in primis per i paesi come la Cina, che stanno facendo piani quinquennali e che inseriscono ormai il Green Deal, come vogliamo chiamarlo, come tecnologia di base senza la quale la popolazione non ce la farà. A parte la decarbonizzazione, c'è una cosa importantissima in atto che prende spunto dalla tecnologia. La tecnologia ormai è diventata guerra economica e guerra tecnologica. L'abbiamo chiamata Techonomics, ok? Quindi non devo spiegare io qual è stato l'impatto del 5G, e siamo solo all'inizio. Non vi devo spiegare io che cosa si è scatenato e quali sono state, poi voi fate di lavoro gli analisti e i gestori, no? Siamo arrivati a un punto incredibile dove l'ammontare totale di market cap delle borse europee, quindi tutto il vecchio continente a market cap, vale di meno dei famosi GAFAM, no? Quindi è una cosa pazzesca la corsa che anche il Covid ha stimolato, perché ormai l'economia è necessariamente trasportata su questi binari qui. Vi butto lì così dei flash. Parliamo per esempio di web tax. La web tax non è tutta la discussione di geopolitica che si sta avviando sulla web tax, non è una casualità, è un corollario di questo fiore che si chiama Techonomics e che adesso, anche con la nuova presidenza americana, vedremo come va, perché evidentemente, no, i GAFAM stanno lì e l'altra parte che si conosce magari di meno sta in Cina. Quindi queste sono le due potenze che si stanno contendendo il mondo. Dopodiché vi faccio qualche accenno interessante. C'è la behavioral economics, lo accenno, poi abbiamo delle slide dedicate. Bene, lì è interessantissimo andare a vedere che noi stiamo parlando ancora, signori, di dati, l'economia dei dati, la protezione dei dati. Tra l'altro, ho promesso a Paolo che alla fine di queste conversazioni proverò ad estrarne anche
casi concreti, perlomeno casi concreti che dal nostro punto di vista stiamo vedendo e stiamo valutando con i clienti, quindi cose vere, che generano evidentemente stream di revenue attuali e o potenziali. Bene, qualcuno dice che i dati, sì, è un tema attuale, ma è superato, perché il tema vero fronting del futuro, se discutessimo di curve AS di tecnologia, è la behavioral economy, cioè come registrare ed influenzare i behavior in futuro di tutti noi. E questo, come sempre, no? La tecnologia può avere un lato estremamente interessante, democratico, demonetizzante, aperto a tutti, e poi può avere un lato anche più oscuro, su cui non entro, ma sono stati anche fatti di recente dei docufilm interessanti, se non l'avete visto magari ve lo suggerisco, perché vi danno un punto di vista, sono interviste fatte a dei pionieri di quel mondo. Vado un po' velocemente e forse, ecco, salterei a questo punto qui all'ordine globale, piuttosto che alla società e all'economia o alle firme in market, che è quello che ci riguarda. Bene, tutte queste onde, ragazzi, nel medio periodo non possono che creare un'onda lunga che si riflette su tutti noi, dalla nostra vita privata, sociale, personale, professionale e quant'altro. A me sono molto piaciute le parole di Paolo prima, e la nostra società, la società per cui io lavoro, sta facendo esattamente la stessa cosa, cioè la vera tecnologia nella tecnologia è mutare la nostra cultura, il nostro approccio, e quindi lavorare insieme, il condividere, il mettere il cliente al centro e ruotare intorno come petali di un fiore, di una margherita, tutti noi. Il cliente non è mai interessato a un problema. Non è interessato se glielo risolve Davide Bergamo in un'ora, in 10 ore, o se Davide Bergamo ha bisogno di un team di 10 persone, magari in 5 continenti diversi, 10, 10, 10, 10. Il tema è: c'ho un problema, sei in grado di risolvermelo? Sì, presentami il team e orchestralo. Siamo tutti ormai direttori d'orchestra, ma per dirigere un'orchestra, voi mi insegnate, oltre a conoscere bene la propria verticalità di musica, dobbiamo anche poi avere qualcheduno che ci aiuta a gestirla questa orchestra, perché vi ripeto, la cosa peggiore da fare, io lo dico a voi per dirlo a me stesso, è di andare in quattro dallo stesso cliente a parlare delle stesse cose, generando un'entropia, una confusione infinita. Proviamo a fare un salto avanti, e faccio un flash, dunque teniamo sotto controllo, 11:40, ho ancora un po' di tempo. Grazie, per favore, se andiamo avanti con una slide. Ecco, io direi questa, l'ho già commentata, cioè per la main force, se andiamo avanti. Grazie. Ma qui, ragazzi, cosa volete che vi dica? Sulla tecnologia, Paolo ha già accennato, dopo di me viene una persona super competente con questo. Io forse, ecco, sulla tecnologia provo a darvi uno spunto un po' controtendenza. In un mondo dove vige ancora il concetto del faso tutto mi, perché noi professionisti, parlo di me per primi, pensiamo, no, di poter ancora avere la scienza infusa, questo è il modo migliore per farsi del male. Ora, che cosa stiamo invece facendo? E immagino che voi stiate facendo esattamente la stessa cosa. Fatemi fare una battuta: stiamo provando a sostituire, e qui torna il tema cultura e governance, il concetto di ecosistema riferito di Davide Bergami, per capirci, uso il mio nome che è più facile, con ecosistema, ma ecosistema non solo nel senso di ecologico per la natura, che va benissimo, ma in primis deve essere ecologico per noi, cioè dobbiamo creare tra di noi delle sinergie. Ora vi farò sorridere, ma sempre di più quelli che una volta ritenevamo essere competitori, diretti o indiretti, stiamo sempre di più dialogando internamente ed esternamente, proprio perché ci rendiamo conto che è solo mettendo a fattor comune una serie di competenze verticali sempre più indispensabili, perché non elimini o non fronteggi una frode di cyber security se non sai bene cosa stai facendo, ma non basta più. Devi farlo in un articolato sistema dove, per esempio, metti insieme bravissimi tecnici verticali di una materia con altrettanto bravi tecnici verticali legali, con skills di quella materia lì, piuttosto che proprio, noi lo chiamiamo FIZ, Fraud Investigation,
che hanno caratteristiche diverse da un puro tecnico digitale. È solo la combinazione, ecco, torno al tema dell'ecosistema, detto questo, che può far sì che questo funzioni in maniera coordinata, efficace, efficiente e in tempi ragionevoli, perché siamo buoni tutti a deliberare un progetto con tempi imprevisti e imprevedibili. Non è questo quello che voi, se foste nostri clienti, vorreste. Proviamo ad andare avanti, così mi lascio un po' di tempo alla fine per le conversazioni. Paolo ha toccato molto bene questo tema qui. Ecco, questo tema, ragazzi, mi fa eco, proprio perché voglio agganciarmi a Paolo, ma non ripetere quello che ha detto Paolo. Allora, intanto, la Z Generation è quella destinata a governare il mondo a brevissimo, non perché necessariamente saranno già amministratori delegati tra qualche anno, ma perché a differenza di noi, parlo di me, delle nostre generazioni, queste persone qui non si accontentano di ascoltare, di vedere, partecipano, e se non le fai partecipare, partecipano a modo loro. Vedi la Greta e il movimento che la Greta è riuscita a tirare in piedi. Ma questo è solo uno. E qui che cosa c'è? C'è il grande tema, e poi vi suggerirò, se non l'avete già letto, di andare a sguardicchiare un libro che è un caposaldo, Kotler. Non credo di dovervi spiegare chi è Kotler. Kotler ha riscritto il suo manuale, che è la Bibbia del marketing. E cosa ha detto? Ha detto due cose semplici. Se fino a qualche anno fa bastava inserire una pitturatina di purpose, cioè noi siamo organizzazioni con uno scopo e non abbiamo vergogna di dichiararlo, non basta più. A questo punto qui tu devi anche schierarti. Perché? Perché queste generazioni lo vogliono, altrimenti si ribellano, e si ribellano in mille modi. Non comprano i prodotti X perché comprano i prodotti Y o viceversa. E questo, ragazzi, non ve lo sto raccontando. Adesso io non ho tempo, ma se andate a leggervi quel libro, per quello che ve lo suggerisco, From Purpose to Activism, è interessantissimo, perché vi porta nomi e cognomi di società, quindi di brand importantissimi, Nike, Unilever, ognuno evidentemente, incluso by the way, brand del vostro mondo, ognuno no, nel mondo per cui è conosciuto, food, moda, financial, eccetera. E ti porta esempi concreti di che strategie questi brand hanno posto in essere. Quindi strategie potentissime per cui tu ti devi schierare. Queste generazioni lo pretendono, e se non lo fai tu, si schierano loro e sono anche disposti a creare their own brand, come si dice, no? Loro impostazioni. E vi dirò, qualche anno fa sono stato, ho avuto l'onore, mi ha mandato a fare dei corsi di training executive in queste top university, quindi da INSEAD a London Business School. E vi dico che se uno legge e lavora parecchio, insomma, no, come diceva Paolo prima, insomma, un po' di cosucce le sappiamo. Bene, il professore, furbissimo, primo minuto della prima ora nel primo giorno, sapete cosa ha fatto? Ha sparato una diapositiva dicendo: "Hey guys, ditemi quali di questi brand conoscete." Cioè, noi eravamo in 40, mi scappava da ridere solo l'idea, no? Cioè, prima ancora che arrivasse la diapositiva, perché prima dice: "Facciamo questo esercizio, no? Io vi chiamo uno a uno e mi dite quanti brand conoscete." Cioè, saranno i soliti brand, no? Più o meno noti, più o meno. Questo mette la diapositiva. Panico nella stanza, nell'aula. Cioè, eravamo una quarantina di senior partner dai 5 continenti, quindi come dire, no? Non propriamente gente che non sapeva di cosa stessimo parlando. Uno ha alzato la mano e dice: "Ah, conosco quello in alto a destra." Risultato. Il professore cosa aveva fatto? La cosa più ovvia del mondo. Pensando: arrivano questi signori qua che credono di essere bravi, io li spiazzo col pensiero controintuitivo, cosa faccio? Ha messo brand biliardari, quindi che fatturavano billion, ma li fatturavano in posti dove noi probabilmente a quell'epoca non eravamo ancora arrivati. Ma non solo, li fatturavano sui mercati domestici, pronti allo sbarco in Normandia, in America e in Europa. E noi non li conoscevamo. Quindi questo, il professore si è messo lì e ha detto: "You better
Dice, fate bene a memorizzarli, perché tra meno di 5 anni o avrete questi come clienti o avete qualche grande problema. Nel senso, non siete abbastanza inseriti con i vostri canali. Ora, questa la butto lì come cosa semplice, magari c'entra poco con la presentazione, ma ti dà l'idea di come tutto vada velocissimo. Paolo diceva, va tutto a 100 all'ora. Io uso, va tutto a 300 all'ora in curva. Ci metto anche la curva. Tengono, no problem. Noi dobbiamo strutturarci per fare questo. Prossima slide, per favore. Ecco, qui il Beyond Globalization è un altro tema che ci appassiona moltissimo, così credo che appassioni a voi. Qui c'è tutto un tema importantissimo di geopolitica. Ho avuto modo di recente, durante il nostro grande convegno di Capri, chiamiamo UI Capri Digital, purtroppo quest'anno non abbiamo potuto farlo a Capri per via della pandemia, ma abbiamo avuto molti ritorni, imprenditori, istituzionali, amministratori legati. Bene, il Beyond Globalization ormai è una realtà, nel senso che l'insourcing, la revisione delle catene cosiddette supply chain, la pandemia ha avuto un grande merito. Ha messo in evidenza che in alcuni casi potevamo essere resilienti grazie al digital, bene, potenziando le reti, usando, ma in altri casi tu alla fine l'oggetto per venderlo lo devi costruire. E le catene del valore in molti settori, mi viene in mente l'automotive, che peraltro era già aggravato da una pesantissima crisi, no, crisi di suo. Crisi di ipercapacity nel mondo di capacità produttiva e poi il Dieselgate. Quindi l'automotive poverini hanno proprio avuto una combinazione di tempesta perfetta. Le loro catene del valore in molti casi erano estremamente frammentate, con pezzettini di cose che andavano e venivano da N paesi, poi tornavano, venivano lavorati, poi ripartivano e venivano inseriti in una pompa più complessa ad alta pressione. Bene. Tutto questo sono convinto che porterà al ridisegno significativo in chiave di resilienza, in chiave di de-risking, e poi con Paolo parleremo di rischi, ma soprattutto, signori, ormai con le stampanti 3D, okay, si fanno delle cose incredibili. Ho avuto l'onore di vederle girare da un cliente che le ha appena comprate ed installate. E ovviamente siamo ancora agli inizi per certi aspetti. Ma si riuscirà a tirar fuori un mondo. Questo cliente che è torinese mi ha detto: Torino potrebbe ridiventare la fucina che era un tempo, perché non avremo più bisogno, per inventare la macchina del futuro, legacy, macchina elettrica, di 6.343 componenti che interagiscono, perdono olio, si incasinano. Si fa tutto rapidissimamente e soprattutto si stampa il più possibile in loco. Ecco. Vorrei buttarvi lì questa provocazione. L'ultima provocazione su questo tema qui è la frontiera nuova, ne parlavo col Politecnico di Milano, è stampare materiali in 3 dimensioni che riescono a farti cose pazzesche che si incastrano una nell'altra. E mi spiegava, mi ha fatto riflettere il professore, perché lì non si tratta più di togliere materia. Ma si tratta di aggiungere solo la materia che serve. Quindi anche questa è una provocazione, no? Noi prima prendevamo un blocco e dovevamo, come faceva all'epoca Michelangelo, lavorarlo e tirar fuori l'opera d'arte dal blocco di ferro, di metallo, di rame, di quello che è. Adesso è il contrario. Noi stratino a stratino andiamo a posizionare solo ciò che serve. Quindi immaginate anche da quel punto di vista lì che enorme efficienza ed efficacia possiamo andare a generare, cosa che prima dovevamo prendere a mazzate, pezzi di cosa fisica per togliere, buttare via, no, smaltire, by the way, e lasciare ciò che ci serviva. Ecco, l'ultima provocazione su queste, passiamo all'altra slide, è questi materiali a brevissimo che cosa faranno? Avranno anche la capacità di interagire con lo spazio circostante. Io no, non sono ovviamente un tecnico, vi sto dicendo, ma sono tutte informazioni che trovate pubblicamente. Cioè, il materiale viene stampato in un certo modo, poi se la temperatura aumenta oltre una certa soglia, si dilata o si restringe o si colora, e se subisce delle pressioni fisiche, succedono altri fenomeni molecolari dentro al materiale.
Quindi immaginate, cioè, è difficile immaginare il futuro che ci aspetta. Ecco, io poi sono positivo di natura, quindi voglio immaginare che tutto questo serva all'uomo intero come essere umano e all'umanità. Ecco, Davide, sì. Davide, scusa, che così ti faccio rifiatare solo un secondo. Vai, Hai vai. appena toccato un tema che a me sta sempre molto a cuore, perché praticamente hai già rappresentato come le stampanti 3D, grazie a quell'inclusione dei materiali, diventano stampanti 4D, cioè aggiungono anche il tempo, no? Assolutamente. Nella dinamica. Era sopra, siamo alle 11:30. Io direi che, siccome non avremo così tanto spazio per domande, ti chiedo a te di essere già, tra virgolette, in fase quasi anche di risposta nei prossimi passaggi, in modo tale che Bravo. usiamo più Sì. tempo, no? Allora, Ok. fa due cose, guarda. Qui si parla di exponential climate impact. 2 minuti sul concetto di esponenzialità, ragazzi. Noi siamo stati tutti educati in una cultura abituati a pensare in maniera lineare. Errore clamoroso, andava bene per il mondo che c'era prima, adesso bisogna pensare in maniera esponenziale. Qui vi faccio vedere un libro che tutti conoscete, Cigno Nero, e c'è una parte meravigliosa, secondo me, che ci aiuta a pensare in questo modo. A pagina 57 ci parla, l'autore è Nassim Nicholas Taleb, e ci parla di due paesi con cui noi ci andremo a confrontare sempre di più. Uno si chiama Mediocristan e l'altro si chiama Estremistan. Il Mediocristan è tipologia di casualità blanda versus tipologia di casualità sfrenata. Il Mediocristan è non scalabile, l'Estremistan è scalabile. Nel Mediocristan abbiamo vincitori che ricevono una piccola fetta della torta, ognuno di noi starà bene. Nell'Estremistan chi vince takes it all. Si prende tutta la torta. L'esempio che vi facevo prima della borsa e delle market cap è parte integrante, no? Non è teoria, è pratica. Il Mediocristan è inaccessibile al ciglio nero. L'Estremistan è vulnerabile al ciglio nero. Il Mediocristan è soggetto alla gravità, cioè ciò che è fisico. L'Estremistan, il dato, non è soggetto a limiti fisici, scalabile potenzialmente all'infinito. Ora mi fermo qui. Ma ci tenevo a enunciarvi queste cose qua, non sono farina del mio sacco, ma per chi di voi ha voglia di pensare in maniera controcorrente, suggerisco assolutamente di guardarlo. Andiamo avanti per cortesia perché ho due slide, spero simpatiche finali, direi andiamo avanti ancora, grazie. Così Paolo, vado behavioral, ve l'ho già detto, ecco qui solo la frase, if data is the new oil, e apposta abbiamo detto new oil per dire l'oil è quanto di più antico conosciamo per certi aspetti, ok? Behavior is the new data. Quindi noi stessi stiamo ragionando con esperti di come funziona il cervello umano, neuroni specie, ci sono mille ricerche in quel settore, do per scontato che anche voi stiate facendo questo, ma il behavior è assolutamente il futuro che ci aspetta. Avanti per favore con la slide, grazie. Sì, qui è importante questa cosa perché sempre maggiori economisti, inclusi gli ultimi premi Nobel, si stanno facendo le domande più banali, se volete, no? Ma il PIL, prodotto interno lordo, ha ancora senso arrivati dove siamo? Perché il PIL ha una enorme caratteristica, non considera le esternalità negative, da una parte, quindi tu puoi inquinare quanto vuoi, chi se ne frega. E dall'altra parte che cosa fa? Non considera una fetta di lavoro importantissima, la felicità. Vi faccio la battuta, anni fa in Bhutan, che magari non è proprio l'economia più avanzata, ma evidentemente hanno una cultura buddista, animista, qualcuno ha detto che non dobbiamo più usare il PIL, ma il BIL, benessere interno lordo. Ovviamente è una provocazione la mia, dal PIL al BIL passeranno anni, però indubbiamente dovremo rifletterci con sociologi, psicologi. Ecco, secondo me, ragazzi, se vogliamo costruire un mondo che davvero ci permetta di stare al centro di tutte le grandi cose che succederanno, dobbiamo noi tra di noi contaminarci con, no, non sto parlando di Covid, ma sto parlando di cultura, di nuovi significati, nuovi capitali semantici, perché stando chiusi nei nostri tori d'avorio professionali, che ci rendono molto confortevole, perché io so tutto di quella materia lì, bene, sapere tutto di quella materia lì ti porta a dare risposte giuste nel micro e probabilmente risposte molto sbagliate nel macro. Avanti un altro pezzo, grazie. Next.
Cosa ho fatto qua io, parlando anche con l'amico Paolo? Ho provato, ed è banalissimo, e lì ho preso il diamante delle forze di Porter, e ho provato a seguire una certa, un certo pensiero. Noterete, ci ho messo dentro due forze che sono sempre più rilevanti, soprattutto in terra di estremistan, perché noi ormai non viviamo più, c'è solo qualcuno ancora che pensa di vivere nel Medio Oriente, quel mondo lì è morto o sta morendo, noi siamo nell'estremistan. Quindi, a parte la strategia, struttura, rivalità delle imprese, condizioni della domanda, dell'offerta, tutto valido, ci sono le due forze estreme, da una parte il governo, e vi dico perché metto il governo lì, perché secondo me in futuro non potrà che avere un'importanza formidabile, e poi vi dico anche secondo me come dovrebbe essere questa importanza, e guardate in alto a sinistra cosa ho messo, il caso. Il caso non perché noi pensiamo di essere governati dal caso, ma perché se noi andiamo a leggerci tutti i libri degli scienziati evoluzionistici e quant'altro, scopriamo che non possiamo pensare di essere noi così come ci vediamo. C'è molto di più fuori da noi e dalla nostra confusione. Io l'ho chiamato caso perché poi vi ho messo i tre libri. Al centro vi ho messo Brand Activist, From Purpose to Action, che vi ho commentato prima di Kotler. Sopra vi ho messo un altro libro molto simpatico di Taleb, cioè Giocati dal caso, che mi veniva bene come joke sul caso. E sotto vi ho messo un libro di una la Mariana Mazzucato, una professoressa italiana che sta a Londra, con cui anche noi abbiamo già fatto un seminario, e che matcha molto bene col governo, nel senso che lei si occupa di public policy, e in un momento come questo tutti ci stiamo rendendo conto che da soli nessuno ce la fa, ma lo Stato ha una nuova, come dire, necessità e opportunità da fare a sé, cioè quella di interagire come motore immobile e di interagire con tutti gli stakeholder, come chiamo ormai il World Economic Forum, che esistono, inclusi noi, cioè i grandi gruppi multinazionali. Vado avanti ancora al volo perché, ecco, no, perdonatemi, e qui ho messo tre concetti: incertezza, rischio e compliance. Datemi un secondo su questo. Allora, che viviamo in un mondo di incertezza, direi, è sotto gli occhi di tutti. Qui c'ho due frasette che mi piacciono tanto. L'incertezza è una margherita i cui petali non si finiscono mai di sfogliare, Mario Vargas Llosa. Ma l'altro, ancora più intrigante, Eric Fromm, l'incertezza è la condizione perfetta per consentire agli uomini di scoprire le proprie possibilità. Quindi, nel connubio di tutto questo, secondo me, che cosa ci sta? E qui, Paolo, vengo a ciò che ti avevo promesso. Che è vero che l'incertezza è una situazione brutta, tra l'altro, se non hai gli strumenti per governarla, ti attiva una cosina che sta qui al centro del cervello, che si chiama amigdala, che l'evoluzione ha messo in piedi per farci scappare o combattere contro il leone, la tribù, ma per pochissimo tempo. Se quella roba lì si attiva per troppo tempo, ci ammaliamo di stress. Punto numero uno. Punto numero due, se siamo bravi, trasformiamo l'incertezza in che cosa? Nel rischio. E allora a me piace prendere la margherita di Losa e trasformarla in una margherita dove ogni petalo è un rischio identificato, conosciuto, pesato, anticipato, dopodiché, come sempre, ragazzi, no, no, non sappiamo tutto, ma con la tecnologia e lavorando in maniera multidisciplinare, sono certissimamente convinto che possiamo rendere l'incertezza che ci fa male, trasformarla in rischio che è un fatto della vita, e gestire i rischi e trasformarli anche in opportunità di business. Ecco perché abbiamo fatto il trio incertezza, rischio e compliance. Ora, noi magari proviamo ad andare alla prossima slide, grazie, che è anche l'ultima. Ora, ecco qui la slide l'ho titolata in maniera provocatoria, anche questa non è una frase mia, ma è sempre di un filosofo evoluzionista. Le certezze di oggi sono i fallimenti di domani, e vi ho lasciato il bene, io sono certo di questo, però vi ho lasciato il beneficio del dubbio. Quindi, probabilmente, se noi vogliamo davvero gestire e trasformare l'incertezza in rischio, beh, non possiamo che avere processi,
per fare tutto questo. Processi, non i processi in tribunale, intendo dire governance, modalità di gestione internos e o col nostro ecosistema. Ora, io sono convinto che la tanto talvolta negletta compliance, che perlomeno nei tempi in cui era tutto più tranquillo, veniva percepito come mamma mia, vabbè, devo parlare con sta gente, vabbè, glielo diciamo, ma tanto questi non c'entrano niente col business. Ve la dico male e spero, Paolo, che nessuno dei tuoi si arrabbi, perché io tra l'altro non la penso così. Bene, la compliance, signori, di questi tempi, secondo me, è un'incredibile opportunità per targettare l'incertezza, trasformarla in rischio, misurarla, staffarla opportunamente e tirare fuori delle cose importantissime. Attraverso cosa? Anche lo Stato. Sentite Luciano Floridi nel libro Il Verde e il Blu cosa ci dice. La crisi dello Stato moderno non è una crisi di necessità, perché serve lo Stato, anzi servono gli Stati, perché a problemi globali non puoi dare risposta solo in Austria. Ma è una crisi di sufficienza. Lo Stato è sempre più necessario, ma sempre meno sufficiente per prendersi cura della ratio pubblica, essendo affiancato da molti altri agenti altrettanto necessari e insufficienti, quali organizzazioni sovranazionali, istituzioni internazionali e aziende multinazionali, cioè noi. Quindi io sono convinto che il pacchetto deve essere un pacchetto completo. Paolo, faccio un'ultimissima cosa. Vi segnalo una cosa che mi piace moltissimo, si chiama Risk in Focus 2021, Hot Topics for Internal Auditor, è uscito a settembre ed è meraviglioso, e vi dico solo questo, e poi vi lascio. Ci sono i top 5 risks that your organization is facing now and is going to face in the next 3 or 5 years. Sentite qua. Numero 1, cyber security and data security. Niente di nuovo, direi. Numero 2, mi piacerebbe avervi qua davanti perché vi direi, ditemi voi qual è il numero 2. Bene, signori, udite, udite. Regulatory change and compliance. Che se il cyber security ha preso il 79% tra il 20 e il 21 di preferenze, l'altro ha preso quasi il 60. Quindi se qualcuno ancora ha in mente la compliance vecchia maniera, devo fare delle cose un pochettino bene, perché no, la compliance, se viene bene interpretata, è motore assoluto di business. E vi lascio con 2 esempi, perché Paolo mi ha detto rendili anche reali. Subito ve li rendo reali. Avrete tutti letto sul giornale, intanto che arriveranno noi, i piani, recovery fund, centinaia di billion, eccetera. E la UE non li darà a caso, ma li darà per progetti e vorrà fare verifiche su questi progetti. Bene, una cosa che già noi stiamo facendo, avrete letto tutti sui giornali, l'ecobonus, no? Se voi rifate la facciata, rifate il tetto, arriva al 110%. Fate conto che stiamo parlando di billion. Molto bene. Noi stiamo mettendo insieme, anzi abbiamo già messo insieme, una task force di persone, di professionalità, con agenti interni, i nostri soci, ed agenti esterni, ecco il tema dell'ecosistema, per guardare tutta la filiera e l'articolazione delle problematiche che l'ecobonus potrà sviluppare, incluso nel vostro mondo, perché udite udite, questa volta, ecco perché avrà grande successo, i crediti saranno cedibili. Quindi il vostro mondo, e le grandi banche sono già mosse tutte, potrà entrare come attore diretto per sostenere e intermediare queste iniziative. Poi Paolo, avrei 1000 altre cose da dire, ma mi fermo qui e mi scuso perché sono andato un po' fuori. Quindi a disposizione per domani.